Anche qui a Popoli c'è piena emergenza, noi siamo con Ciro Dalò, componente Modavi della Protezione Civile di Popoli. Ecco, qui siamo in un campo tenda allestito alla buona e meglio per le prime emergenze. Certo, l'abbiamo allestito ieri, ci sono arrivate 10 tende della Protezione Civile di Pescara e le stiamo montando, tempo permettendo, vento permettendo, perché ieri abbiamo fatto un po' fatica a montarne una. E ne abbiamo montato due, adesso ne dobbiamo montare altri 9 e naturalmente abbiamo un sacco di gente che è stata sfollata anche qui a Popoli. Infatti stiamo vedendo che già sono occupate queste due tende. Sì, sono occupate le tende, e c'è gente anziana, ci sono bambini, donne e naturalmente quando c'è la scossa escono tutti fuori per paura, però qui non c'è nessuna paura perché siamo all'aperto. C'è anche la possibilità di dormire qui al parcheggio in macchina nel centro Conad che è qui vicino, anche perché se il Conad è stato anche danneggiato. Sì, possono dormire qui al parcheggio del Conad, al parcheggio alle spalle qui delle tende anche, possono dormire, e, cioè dormono la gente. Qui, anche qui c'è una cucina da campo e poi naturalmente l'associazione culturale Recta Rubes ha messo a disposizione delle cucine, delle friggitrici per poter mangiare la gente qui di Popoli. Ecco, quali sono le prime emergenze subito dopo quel terribile sisma? Le prime emergenze sono state le tende, l'acqua, naturalmente i vestiti. Avete dovuto anche soccorrere la popolazione che usciva dalle proprie case spaventata? Certamente, la gente impaurita è usciva dalle case, non sapeva dove andare, naturalmente l'abbiamo aiutati noi a correre i ripari, cioè a correre dove all'aperto, diciamo. Adesso piano piano però state predisponendo centri di accoglienza per far sì che tutto proceda al meglio anche di eventuali, purtroppo non lo sappiamo, scosse future. Speriamo di no, perché la gente è stanca, è molto stanca, perché ieri sera c'è stato un piccolo episodio di stanchezza, penso io, anche perché quando ha fatto quella scossa lì, la gente vuole la tenda, la gente vuole, noi lo capiamo perché... La gente quando guarda i giubbotti rossi della Protezione Civile di Popoli un po' si rincuora. Sì, si rincuora e naturalmente viene a chiedere a noi aiuto e noi facciamo quello che possiamo, perché non siamo in tanti qui a Popoli. Noi siamo a Popoli qui con il sindaco Emidio Castricone. Sindaco, davvero una brutta realtà oggi per Popoli. Ma una brutta realtà per Popoli, per qualche altro paese credo dell'Alta Val Pescara, una brutta realtà che noi non ci aspettavamo e che purtroppo non viene neanche molto sottolineata, perché essendo noi della provincia di Pescara siamo stati un po' così, abbiamo avuto difficoltà a gestirci e a farci gestire, però il problema qua a Popoli è gravissimo, perché abbiamo dei danni ed è soprattutto delle chiusure, delle inagibilità che sono veramente difficili. Il centro storico è quasi totalmente danneggiato. Il centro storico è danneggiato con un 110-120 ordinanze di sgombero, dunque persone che noi dobbiamo allocare necessariamente e stiamo provvedendo. Ma soprattutto abbiamo anche il problema che le tre scuole, cioè il liceo Ipsia e le scuole dell'infanzia, materna e media, sono chiuse, dunque noi da giovedì non sapremo dove mandare questi bambini. È anche un problema per gli altri paesi, che qui arrivano gli studenti per questa scuola. Ed è un problema per gli altri paesi, perché qua arrivano per il liceo, arrivano per l'Ipsia sicuramente. Poi abbiamo anche il problema che le nostre scuole materne, medie e elementari contengono qualcosa come 20 classi, cioè circa 500 bambini, che noi francamente avremo delle difficoltà e ci stiamo mettendo al lavoro. Altre cose gravi, che tutte le chiese sono chiuse, nel senso il patrimonio proprio inestimabile, sono chiuse, dunque abbiamo difficoltà anche per fare una messa a parte del parroco, soprattutto in questo periodo. Ieri ci hanno chiuso le poste ed è un grosso disagio, perché per le pensioni dovrebbero andare a Bussi, però Bussi ha gli stessi problemi nostri, ed e per questo chiediamo anche un camper o qualche cosa, le poste devono attrezzarsi per darci una mano. Poi altri danni, ho già detto sul patrimonio, il comune, noi siamo fuori, noi siamo stati 2 giorni fuori a lavorare fuori, adesso il problema è questo,
è che abbiamo trovato una sede che è nostra, però molto provvisoria e molto piccola fra l'altro, e stiamo attrezzando una nuova sede, sempre con un nostro stabile ristrutturato per farci un ostello, ma ci faremo il comune chiaramente, però non riusciamo a entrare nel comune che è stato completamente disastrato, vista tecnico eccetera eccetera, sta tutto là. Dunque oggi pomeriggio ci spero, perché mi hanno assicurato i vigili del fuoco, oggi pomeriggio dovremmo entrare o cercare di entrare se sarà possibile, e le prime emergenze abbiamo già gestito, perché poi oltre a questo abbiamo avuto un calo di pressione della rete idrica che gestiamo ancora noi, che stavamo passando all'Aca, che gestiamo ancora noi, e che ci ha dato un 50% del paese senza acqua. Noi abbiamo fatto ordinanze, abbiamo riparato questa perdita, e poi strada facendo abbiamo perso altre 40, ne abbiamo trovate altre 40-50, che stiamo riparando sempre con le ordinanze. Un'altra cosa grave, perché è un introito, è che la centrale idroelettrica, che è comunale, è ferma per una rottura della conduttura, è ferma dal sisma, e noi stiamo perdendo circa 1.500 euro al giorno perché non sta in attività. Dunque diciamo, oltre al fatto di spendere, abbiamo un introito che ci viene a mancare anche qua. Poi abbiamo il problema di alloggiare diciamo, le persone, il nucleo familiare. Abbiamo sotto questo aspetto un centinaio diciamo, di sfollati da sistemare, diciamo, per ciò abbiamo già sistemato. Credo che da Sion potremo affittare tranquillamente appartamenti che magari sono buoni, anche con le requisizioni. Io sono pronto a fare quello che devo fare. L'unica cosa che vorrei dire ancora, che io ringrazio comunque tutti coloro che hanno partecipato a questo dramma e che stanno partecipando a questo dramma. Certamente noi siamo solidali con le 200, 300 persone quasi che sono decedute, siamo solidari con i paesi qua che hanno avuto dei morti perché magari i loro figli stanno studiando. Noi fortunatamente sotto questo aspetto siamo abbastanza tranquilli. Dunque ringrazio un po' tutti quanti, ringrazio le squadre, i ragazzi, i volontari, e vorrei ringraziare per una volta nel senso così anche il mio paese, perché hanno dimostrato in questa difficoltà, in queste paure, in queste psicosi del terremoto una grandissima dignità.